Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere una guida bella dettagliata su come iniziare a investire quando si è dei principianti. Andiamo a vedere quattro punti fondamentali. Nel primo punto andiamo a vedere qual è il broker che utilizzo io personalmente per i miei investimenti, andando a dare anche delle informazioni generali sullo stesso. Nel secondo punto andiamo a vedere in maniera pratica, passo passo, come fare l'acquisto e la vendita di uno o più titoli all'interno del broker. Nel terzo punto invece cerchiamo di capire quale sia il metodo migliore per iniziare a investire, soprattutto quando si è alle prime armi, cercando di spiegare i pro e i contro di determinate tipologie di investimenti. E quindi cercando anche di dare dei consigli per iniziare al meglio in modo pratico ed effettivo. Infine, come quarto ed ultimo punto, parleremo proprio del mio personale investimento. Il video sarà un po' più lungo del solito, ma mi auguro si rivelerà essere anche carico di valore e di informazioni utili. Perciò mettetevi comodi, sigla e iniziamo subito. Piccola informazione estremamente utile secondo me, visto che il video effettivamente è risultato essere abbastanza lungo, ho inserito i paragrafi all'interno della descrizione in modo tale che possiate saltare le parti che non vi interessano e vedere quelle che in realtà vi interessano di più. Spero che vi possa essere utile. Iniziamo subito col presentare il broker che utilizzo. DeGiro fondamentalmente è un broker online nato nel 2013 che ha sede legale in Olanda. Avendo sede legale in Olanda, DeGiro non fa da sostituto di imposte. Ciò significa che sarete voi a dover pagare le tasse autonomamente in merito alle plusvalenze che verranno generate grazie ai vostri investimenti su DeGiro. Ma non vi preoccupate perché DeGiro mette a disposizione una sezione estremamente utile, infatti in questa sezione saranno presenti tutti i dati necessari da inserire all'interno della vostra dichiarazione dei redditi, in modo tale che potrete semplicemente copiare questi dati e avrete fatto tutto quanto. DeGiro è supervisionato dalla Banca Centrale Olandese ed inoltre dall'Autorità Olandese dei Mercati Finanziari. Inoltre, DeGiro è effettivamente iscritto nel registro della Consob. Un'altra cosa fondamentale da dire su DeGiro è che DeGiro non detiene effettivamente in modo fisico i vostri risparmi, il vostro denaro. Questa metodologia si chiama segregazione degli asset. Fondamentalmente il denaro viene detenuto da un ente giuridico speciale, ovvero un ente che si occupa proprio di conservare gli asset degli investitori in modo tale che, nel malaugurato caso in cui DeGiro dovesse fallire, i vostri risparmi non andranno perduti in nessun caso e avrete quindi la possibilità di recuperarli in qualsiasi momento. Inoltre, DeGiro aderisce ad uno schema di compensazione olandese che copre e quindi assicura i vostri risparmi fino ad un totale di 20.000 euro. Ho scelto DeGiro come mio personale broker soprattutto per altri due motivi. Il primo è che al suo interno sono presenti tantissimi titoli a differenza di altri broker online e un'altra cosa fondamentale per quanto mi riguarda è quella che le commissioni sono veramente bassissime rispetto a tutti gli altri broker online. Adesso ci spostiamo al PC così vi faccio vedere un po' meglio tutta la piattaforma di DeGiro. Quella che vediamo adesso qui sullo schermo è la piattaforma di DeGiro. Qui è possibile vedere l'andamento dei mercati, è possibile vedere la sezione delle news e poi sulla parte sulla sinistra troviamo anche il pannello in cui è possibile andare a visualizzare i mercati, andare a visualizzare i preferiti, il portafoglio, tutte le attività svolte e anche tutti i prodotti che vogliamo visualizzare o andare ad acquistare. È presente anche un'app per cellulare davvero molto ben fatta in cui è possibile andare ad utilizzare tutte le funzionalità che sono presenti anche sulla versione desktop. Sarà quindi possibile andare a valutare l'andamento dei mercati, vedere il proprio portafoglio e l'andamento dello stesso e persino acquistare e vendere titoli direttamente dall'applicazione. Vediamo adesso come sia possibile in modo pratico andare a acquistare o vendere un titolo sulla piattaforma di DeGiro. Innanzitutto cerchiamo un titolo che ci interessa, scriviamo per esempio
Standard & Poor's 500 o 500, come preferite. E qua avremo una lista di tutti i titoli presenti su DEGIRO relativi allo Standard & Poor's 500. Clicchiamo per esempio sul primo. Una volta entrati nella pagina principale del prodotto, avremo la possibilità di acquistare o vendere questo titolo. Cliccando sul tasto acquisto apparirà questa parte sulla destra. A questo punto dovremo scegliere quale sia il modo in cui vogliamo acquistare, se al limite o a mercato. L'acquisto a mercato sostanzialmente ci farà selezionare la quantità di questo titolo che vogliamo acquistare e, una volta inoltrato l'ordine, DEGIRO ci farà comprare quel titolo al prezzo di mercato che ci sarà in quello specifico momento. Parlando invece dell'acquisto al limite, saremo noi a dover inserire il limite di denaro massimo che siamo disposti a spendere per l'acquisto di quel titolo. In questo caso infatti troveremo il titolo nel nostro portafoglio solo ed esclusivamente quando il prezzo scenderà entro il limite impostato. Chiaramente il consiglio che mi sento di dare è quello di acquistare sempre al limite, in modo da evitare brutte sorprese per colpa di un'eventuale oscillazione di mercato. Tutto ciò che abbiamo visto poc'anzi per l'acquisto dei titoli vale in egual misura anche per la vendita. Adesso che abbiamo visto come funziona questo broker, abbiamo visto anche i passaggi per andare ad acquistare e vendere un titolo, vediamo quale sia il metodo migliore per iniziare a investire da principianti. Innanzitutto, qualora non l'aveste visto, vi consiglio di andare a vedere il video che vi lascio qui sulle schede anche in descrizione, che ho pubblicato precedentemente sul canale, in cui do delle nozioni generali e dei consigli relativamente agli investimenti, soprattutto se si è dei principianti o se si è alle prime armi. Riprendendo parte di quanto detto proprio in quel video, secondo il mio modesto parere, la cosa migliore da fare per investire quando si è alle prime armi è quello di creare un piano di accumulo con degli ETF. Lo scopo di questo investimento è quello di raggiungere la libertà finanziaria, ovvero quello di riuscire a guadagnare abbastanza denaro grazie ai vostri investimenti, tanto da non aver bisogno di lavorare ulteriormente per potervi sostentare. Ma vediamo di spiegare in maniera più concisa e rapida possibile che cosa siano gli ETF e che cosa sia un piano di accumulo. Un piano di accumulo consiste in un investimento sul lungo periodo, che solitamente varia dai 10 fino anche ai 20-25 anni. Si investe una cifra con cadenza fissa, magari ogni mese, e si va avanti così per tutta la durata del piano di accumulo. Si preferisce investire una cifra più piccola ma ogni mese, quindi con una frequenza più alta, rispetto che investire una grossa cifra in un unico momento, poiché in questo modo si ha la possibilità di smorzare qualsiasi problematica legata ad un'eventuale oscillazione dei mercati. Tutte le plusvalenze generate dal vostro piano di accumulo tendenzialmente vanno reinvestite nuovamente negli stessi titoli. Grazie a questo procedimento è possibile andare a sfruttare la tecnica dell'interesse composto, così da poter ottenere delle cifre che altrimenti non potreste mai raggiungere. Grazie all'interesse composto avrete quindi la possibilità di ottenere davvero la libertà finanziaria e quindi di poter andare anche in anticipo in pensione magari, avendo la possibilità quindi di vivere semplicemente di rendite passive. Se siete nuovi nel mondo degli investimenti, so che starete pensando qualcosa del tipo: ma forza Simone, è impossibile, perché ci prendi in giro così? Perché parli di poter andare in pensione in maniera anticipata, di vivere di rendita? Ebbene, non sto cercando di prendere in giro nessuno. Se non sai cosa sia l'interesse composto e vuoi approfondire un po' l'argomento, ti lascio qui un altro video che ho creato precedentemente in cui spiego bene nel dettaglio di cosa si tratta e faccio anche degli esempi pratici per farlo capire al meglio. Adesso che abbiamo capito che cosa sia un piano di accumulo e quali siano gli obiettivi di questo piano di accumulo, parliamo brevemente di cosa siano gli ETF. La sigla ETF sta per Exchange Traded Funds. Fondamentalmente gli ETF sono dei fondi di investimento comuni con delle basse commissioni di gestione. Gli ETF si caratterizzano per una cosa nello specifico, ovvero quella di avere come obiettivo il fatto di
cercare di replicare il più fedelmente possibile uno specifico indice di mercato. Ci sono tantissimi vantaggi per cui utilizzare gli ETF piuttosto che altri titoli. Intanto sono estremamente semplici da utilizzare e vengono negoziati in borsa come le azioni e le obbligazioni. Sono estremamente economici e per ultimo, ma non per importanza, un ETF da solo porta già al suo interno una sorta di diversificazione all'interno del nostro portafoglio, poiché al suo interno sono presenti già diversi titoli. Esistono fondamentalmente due tipologie differenti di ETF, gli ETF ad accumulo e gli ETF a dividendo. Gli ETF a dividendi sono dei titoli che, a cadenza solitamente trimestrale, pagano tutte le persone che possiedono questi titoli in funzione delle performance dell'ETF stesso. Gli ETF ad accumulo invece non pagano direttamente i possessori del titolo, ma reinvestono tutte le plusvalenze generate da questo investimento sempre nello stesso ETF. Date queste premesse, quindi, è facile intuire che sia estremamente meglio andare ad utilizzare degli ETF ad accumulo per creare un piano di accumulo, poiché le plusvalenze verranno automaticamente reinvestite già nello stesso ETF, quindi non dovremo fare noi tutto manualmente, ed in più andremo anche a ridurre i costi, poiché non dovendo effettuare l'operazione di investimento ulteriore delle plusvalenze, non andremo a pagare tutte le commissioni sulle transazioni. Vediamo adesso invece quale sia il mio personale investimento che ho fatto su DeGiro. Nel mio caso specifico ho voluto creare il mio primo piano di accumulo e ho iniziato a investire su DeGiro una cifra che inizialmente sarà di circa 100 euro al mese, ma cercherò di portarla anche a 300-400. L'obiettivo principale di questo piano di accumulo è quello di raggiungere il prima possibile la libertà finanziaria e quindi non avere più la necessità di lavorare per potermi sostentare. In generale, il mio scopo è quello di portare avanti questo piano di accumulo per una durata temporale che in realtà è variabile dai 10 ai 25 anni, in funzione anche della quota che riuscirò a versare ogni mese in questo piano di accumulo. Chiaramente non vi preoccupate, perché vi terrò aggiornati sull'andamento di questo piano di accumulo, ma anche su tutti gli altri investimenti che sto portando avanti, che vedrete chiaramente qui sul canale. Parlando più specificamente degli ETF presenti nel mio portafoglio, troviamo effettivamente due titoli, che sono due ETF chiaramente entrambi ad accumulo per ovvie ragioni. In generale ho deciso di suddividere il budget per questo piano di accumulo su questi due ETF, ma non in maniera equa. Infatti su un ETF ho investito circa il 70% del mio budget mensile, mentre sull'altro circa il 30%. Ma adesso vediamo un po' più nel dettaglio quali sono questi ETF, quali sono le considerazioni che ho fatto ed i motivi per cui ho iniziato ad investire nel mio piano di accumulo su questi ETF nello specifico. Allora, innanzitutto, come potete vedere, il totale dell'account è di circa 145 euro, ma nel portafoglio possiedo soltanto 104,34 euro. Questo perché fondamentalmente ho 40,75 euro di margine disponibile. In questo caso io avevo caricato circa 150 euro su DeGiro, però effettivamente per l'acquisto degli ETF che mi interessavano ho speso soltanto circa 105 euro. Come possiamo vedere, questi sono i due ETF che ho preso in considerazione. Il primo ETF su cui ho investito circa il 70% del mio capitale è l'ETF iShareCore MSC World UCITS ETF USD HACK. In ogni caso non vi preoccupate, cercherò di mettervi tutto in descrizione. È ETF di tipo World, che sostanzialmente cerca di replicare l'andamento dell'indice globale. Nel caso di questo primo ETF su cui ho investito, vediamo che si tratta di un ETF azionario di circa 36 milioni come dimensione fondo, con una replicazione fisica. Andando poi a guardare il grafico dei rendimenti per tutta la durata, diciamo, di vita dell'ETF, notiamo che questo ETF sia nato già nel 2009 e che fondamentalmente sia andato sempre con un andamento abbastanza crescente, tranne chiaramente per uno spike in basso nel periodo in cui si è concretizzata la pandemia a livello globale.
Tralasciando però quel momento particolare nello specifico, vediamo che in generale ha sempre portato un profitto più o meno stabile. Andando infatti a guardare nella tabella dei rendimenti, vediamo che i rendimenti annui e periodici siano abbastanza positivi. Vediamo adesso la scheda informativa di questo ETF, in cui possiamo trovare tutti i settori, le informazioni sulle negoziazioni e anche l'esposizione geografica relativa a questo ETF. Ci rendiamo conto che più del 67% dell'esposizione geografica è relativa al mercato degli Stati Uniti. Proprio per questo motivo ho deciso di investire il 30% del mio capitale su un altro ETF in modo tale da diversificare il più possibile i miei investimenti. Parliamo quindi del secondo ETF che ho preso in considerazione, l'iShare Core MSCM IMI UCITS. Beh, insomma, avete capito, vi lascerò anche questa volta in descrizione il nome completo. In questo caso questo è un ETF relativo invece ai mercati emergenti. Come possiamo vedere, infatti, in questo caso la dimensione del fondo è un po' inferiore rispetto a quella vista poc'anzi. Si tratta anche in questo caso di un ETF relativo ad azioni e con replicazione fisica. E come possiamo vedere dal grafico, si tratta questa volta di un ETF un po' più giovane, se così vogliamo definirlo, è sicuramente meno stabile rispetto a quello World. Parlando dei rendimenti, anche qui vediamo sicuramente una stabilità inferiore rispetto a quello visto poc'anzi, ma il motivo per cui ho deciso di investire anche su questo ETF è proprio per aumentare la diversificazione il più possibile all'interno del mio portafoglio. Andando infatti a vedere la scheda informativa, ci possiamo rendere conto in questo caso che l'esposizione geografica sia ben differente da quella vista poc'anzi nell'ETF di tipo World. In questo caso infatti avremo un 30% circa relativo alla Cina, un 15% relativo al Taiwan, un 13% in Corea, un 12% in India e poi altri in forma minore. Se sei arrivato fino a questo punto, dopo non so quanti minuti di video, spero che effettivamente ti sia stato utile e quindi chiaramente ti chiedo di lasciare un like per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube, di iscriverti al canale se non l'hai già fatto e di cliccare la campanella per restare sempre aggiornato. Inoltre lascia un commento qui sotto per dirmi cosa ne pensi relativamente a questo video o anche solo per chiedermi qualche informazione che vuoi più nello specifico. Ok, ero in fase di editing e dopo quasi 20 minuti di video mi sono reso conto che mancasse una piccola cosa, quindi l'aggiungiamo subito così. Intanto, per chi si dovesse iscrivere entro il 30 di settembre, se non erro, ci saranno 50 euro di spese di commissione che verranno rimborsate gratuitamente da DeGiro. Ma non vi preoccupate, perché se anche vi dovesse registrare successivamente al 30 di settembre, utilizzando il mio link di registrazione, avrete fino a 20 euro di rimborso sulle commissioni su DeGiro. Ah, ragazzi, un'ultima cosa, fatemi sapere se vi piacciono queste tipologie di video fatti in maniera un po' più approfondita, un po' più specifica, e anche se vi piace questa nuova inquadratura che ho utilizzato in questo video, insomma, se vi piace questo format. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto che possa tornarvi utile. Se così fosse, mi raccomando, condividetelo anche con i vostri amici in modo tale da far conoscere a più persone possibili tutte queste nozioni. E noi ci vediamo alla prossima!